questa nuova carica. Benissimo. Soprattutto contentissimo. Si vede, si vede. Ci avete fatto prima Uber? Uber? Gigi? Sì, sì. Ah, Gigi Scaglione. Come si sente? Cattivo. Scusa, ma non devo cantare, mi sei mai fatto. Vai tu la ripresa. Ma non è contenta. Cioè, non c'è. Sono tutti veramente qua con le facce allegre. È a quello che almeno ha dato sicurezza. Dei presidenti, vi do un attimo il riepilogo dei dati definitivi. Allora, candidato Teresca Roberti, in tutte le sezioni, candidato a sindaco, ha totalizzato 1.261 voti. Alla seconda lista, candidata a sindaco Ruggero ha totalizzato 258 voti e la terza lista, candidato sindaco Bochicchi, ha totalizzato 1.151 voti. Quindi quindi tenuto presente il disposto dell'articolo 71, comma 6 del decreto legge 18 agosto 2000 numero 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato della medesima carica che ha ottenuto il maggior numero dei voti, accerta che il candidato signore Teresca Roberto ha riportato fra tutti i candidati alla carica di sindaco il maggior numero dei voti, e cioè 1.261 voti validi. Quindi io presidente alle ore 22:15 del giorno 15 aprile 2008 proclama eletto la carica di sindaco del comune di Atella il signor Teresca Roberto. Dell'articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267. Adesso, prima di passare ai consiglieri comunali, agli eletti consiglieri comunali, che vi elenco un attimo, sono per la lista numero 1, centrosinistra, Petrino Canio, Teresca. Dopo provvediamo, un attimo solo, ve li riassumo perché dobbiamo vedere sulle cause di ineleggibilità. Allora, i candidati sono Petrino Cano, Teresca Gerardo, Colangelo Maria Assunta, Rovito Gerardo, Rosa Giampaolo, Ricciardella Carmine, Di Felice Salvatore, Patrizio Michelina Vita, Ciani Salvatore, Leccese Domenico, Petirlo Giuseppe, questi per la lista numero 1, poi per la lista numero 3, Bochicchio, Angelo, Carriero, Donato, Zaccagnino, Michele, Corusso, Domenico, e per la lista numero 2 la signora Ruggero Francesco. Se vi sono cause di ineleggibilità lo dovete dichiarare, eventualmente alcune, se conoscete delle cause di ineleggibilità, da mettere a verbale. Allora si procede a programmare consiglieri comunali.
della lista numero 1 del centro-sinistro Petrino Canio. Telesca Gerardo. Rovangelo Maria Assunta. Rovito Gerardo. Rosa Giampaolo. Ciardella Cardina. Di Felice Salvatore. Felice Michelina. Cani Salvatore. Vecchese Domenico. Per il centro civico, quindi i consiglieri di minoranza, Bochicchio Angelo, Carriero Donato, Zaccagnino Michele, Augusto Domenico, per la sinistra Arcobaleno, la signora Ruggero Francesca. Allora, passiamo gli auguri a tutti e passiamo la parola al sindaco che vuole dire qualcosa. Andiamo sopra il tavolo. Attenti che devo dire che questa manifestazione d'affetto elimina in un attimo la stanchezza e lo stress accumulato in questi giorni. Atella con questo voto ha espresso chiaramente la sua voglia di rinnovamento e di cambiamento, la voglia di credere nel futuro, in un futuro di crescita. Ha espresso anche chiaramente la voglia di credere nuovamente nei partiti come elemento di raccordo tra i cittadini e l'amministrazione. Siamo coscienti della responsabilità che ci state affidando e siamo felici di accettare questa responsabilità. Pensiamo di essere in grado di restituire ad Atella tutta la fiducia che ci ha dato con questo voto. E quindi in questo momento non mi viene altro che ringraziare voi tutti per l'enorme emozione che avete dato a me e ai candidati che mi hanno accompagnato in questo percorso. Quindi vi ringrazio, ringrazio voi e ringrazio chi ha lavorato. Una rettifica, perché forse nella fretta ci è sfuggito Colangelo, abbiamo detto forse Maria Assunta, e la fretta abbiamo un errore di trascrizione, che Colangelo Assunta Maria Teresa, quindi è Colangelo Assunta. Comunque, sicuramente c'è un po' di stanchezza.